Ritorno a Lemuria, il potere della scelta, di Silvia Crisci. A che punto sono? Questa è una bella domanda che mi sono fatta spesso nel corso degli anni. A mano che progredivo nella mia ricerca personale e cambiavo visione delle cose, o semplicemente la integravo, automaticamente cambiava la mia frequenza. Da quando si parla di ascensione, e se ne parla da un bel po' del nostro tempo terrestre, mi sono chiesta spesso a che punto mi trovo. Adama ci ha detto che dovremmo avvicinarci perlomeno a metà strada tra la quarta e la quinta dimensione. E io e voi dove siamo? Per rispondere a questa domanda dovremmo prima analizzare la nostra vita sulla base di quelli che sono i requisiti di un essere di quinta densità. Dunque, abbiamo detto vibrazione del cuore. Le prime domande utili sarebbero: nella mia vita quotidiana, quanto spazio occupa l'ego e quanto il cuore? Chi dei due guida in sottofondo le mie scelte? Quanta consapevolezza ho di chi sono e di come funziona l'universo? Le domande potrebbero continuare all'infinito. Ad un certo punto credo sia meglio cominciare a darsi qualche risposta. E nel fare questo è necessario guardarsi indietro per riavvolgere il filo invisibile e prendere atto di sé e quanto siamo cambiati. Beh, direi che sono cambiata parecchio da quando ragazzina subivo il fascino dell'ignoto. Ma mi muovevo nella vita con paura, sospetto, diffidenza e tanta fatica. La vita, la mia anima antica, mi hanno condotta verso scelte coraggiose e sfide non sempre facili da raccogliere e accogliere. Spesso la reazione iniziale è stata rifiutare l'esperienza, illudersi che, negando la propria partecipazione, questa si sarebbe ritirata in buon ordine. Talvolta apparentemente accade davvero e crediamo di essercela cavata con poco, ma c'è ancora meno da fare i furbi con l'universo e i piani di un'anima. Se c'è qualcosa che ho imparato è proprio che, come diceva Osho, ciò che deve accadere accadrà e tu hai una scelta: andarci insieme o andarci contro. Andarci insieme significa accettare la prova, accettare che non arrivi da chissà dove o da chissà chi, ma dalla nostra stessa creazione, più o meno consapevole, di questa linea temporale, incarnazione, oppure di una differente linea temporale, per mezzo della legge di causa ed effetto. Andarci contro vuol dire rifiutarla, fingere che non esista, dare la colpa a qualcun altro e quindi sperare che sempre quel qualcun altro se ne occupi al nostro posto. Fuori dal tempo. Tutto accade sempre adesso. Ieri non esiste. Domani, quando si presenterà, sarà un nuovo adesso. Non puoi vivere gli ieri. Non puoi vivere oggi nel domani, ma nel domani quando sarà diventato oggi. E di epoca in epoca, tutto si svolge in un eterno presente, dove situazioni, scelte, decisioni e personaggi si intrecciano, influenzandosi a vicenda, con l'unico scopo di ricordare e guarire.